Un saluto a tutti gli amici di Excel, io sono Enrico Galli e in questo video vi farò vedere come fare l'unpivoting con Excel SwissNine. Con questo video inauguro una piccola serie di tutorial dove farò vedere alcuni degli strumenti che ormai sono più di 100, molto più di 100 del programma. E che magari hanno bisogno di qualche spiegazione in più. Tra questi oltre 100 ce ne sono tanti molto semplici e intuitivi su cui non vale la pena fare un tutorial, ma ce ne sono anche altri che invece sono più complessi e magari qualche esempio interattivo può aiutare a capire meglio come si usano. Mi piace partire dall'unpivoting perché è stato proprio questo strumento quello che mi ha, diciamo, dato l'input per partire con il VBA e creare questo programma. Infatti, nel 2017, quando ho iniziato a programmare in VBA, non avevo a disposizione Power Query, non lo potevo installare, comunque non lo conoscevo ancora. Però mi capitava molto spesso di dover fare l'unpivoting di una tabella, per lo più per trasportare dei dati da Excel ad Access. Generalmente era questa l'esigenza. E quindi facevo questa operazione con dei workaround utilizzando le tabelle pivot, oppure degli altri software che avevano questa funzionalità. Finché un giorno sono andato in un forum straniero, Mr. Excel, e ho chiesto se per caso qualcuno era in grado di scrivere una macro per appunto eseguire questa operazione. E nel giro di pochi minuti qualcuno mi rispose con il codice già pronto per fare l'unpivoting e questo mi aprì, diciamo, gli occhi sul fatto che imparare il VBA mi avrebbe veramente aiutato a creare delle routine molto utili per il mio lavoro. Quindi ho iniziato a studiarlo e forse questo è stato in assoluto il primo o uno dei primi strumenti che ho creato per il mio programma. All'inizio non era così rifinito come lo vedrete adesso, ma insomma, poi col passare del tempo ho imparato cose nuove, le mie competenze sono migliorate e quindi siamo arrivati a questo risultato. Premetto una cosa, ho parlato prima di Power Query, oggi è molto più conosciuto questo software e quindi se lo avete a disposizione, l'operazione di unpivoting è molto semplice, è veramente un solo clic e diciamo mantiene anche il collegamento con i dati originali, quindi è preferibile utilizzare Power Query avendolo a disposizione. Però tante volte può ancora essere utile anche questa mia routine perché non crea oggetti in più, è anche più rapida se vogliamo e vi farò vedere anche un esempio che con Power Query richiederebbe un livello un po' più elevato di competenza e di complessità, mentre con SwissKnife riusciamo a farla in pochi clic. Cominciamo però un attimo con l'inquadrare il problema. Cos'è l'unpivoting? Allora, l'unpivoting consiste nel trasformare una tabella dal formato wide, dal formato largo, al formato long. Cosa significa questo? Che le variabili che io ho in colonna le devo trasporre in qualche modo e portarle in riga. Quindi io qui, per esempio, ho due colonne, regione e provincia, e quattro variabili. Quattro valori per ciascuna combinazione di regione e provincia. Quello che voglio arrivare io ad avere alla fine è regione, provincia, una sola colonna con lista che mi indicherà se è lista 1, lista 2, lista 3, lista 4 e una sola colonna con il valore che assume quella determinata variabile per quella combinazione di colonne che rimangono fisse, diciamo così. Questo
questa trasformazione è molto utile per poi poter andare a lavorare con delle tabelle pivot o comunque con qualsiasi altro software di elaborazione dati. Questo formato, che per chi si intende un po' di database, è la forma normale, si dice, è una delle forme normali delle tabelle di dati, e consente di fare delle elaborazioni molto complesse in modo molto più semplice rispetto ad avere le variabili in colonne distinte. Questo qui è un formato, questo con le variabili in colonna, adatto all'input, al data entry, diciamo, è anche più facile per la lettura, ma se vogliamo fare una successiva elaborazione, il formato long è molto migliore. Vediamo quindi come si fa con SwissKnife il lampivoting. Molto semplice. Ingrandisco un attimo così si vede meglio. Andiamo nel menu di SwissKnife, andiamo in righe, colonne, unpivot, trasponi colonne in righe. Ok, questa è la maschera dello strumento. In automatico mi seleziona tutta l'area dei dati, non c'è bisogno di selezionarli prima. Basta essere con il cursore all'interno di un'area, diciamo, racchiusa da celle vuote, da righe e colonne vuote. E quindi ci sono tre elementi che dobbiamo definire: il numero di colonne fisse, cioè quelle che non devono essere trasposte, in questo caso saranno due, il numero di variabili invece, che lui mi ha automaticamente aggiornato a 4, perché su 6 colonne, se tengo 2 colonne fisse, automaticamente le variabili saranno 4, e su quante righe sono disposte le variabili. In questo caso è una sola. Dopo vedremo un esempio con due, che è quello che vi dicevo, un po' più complesso. Poi ci sono due flag che possiamo selezionare o meno, cioè ordinare le colonne fisse in modo alfabetico crescente, oppure escludere le righe non valorizzate. Quindi, se nella nostra matrice dei dati ci fossero delle celle vuote, quella riga non verrebbe diciamo creata nel nostro foglio, perché quando noi adesso clicchiamo esegui verrà creato un nuovo foglio, quindi i dati originali non vengono toccati in questo caso, viene creato un nuovo foglio con la tabella ampivotizzata. Qui mi dice anche quante saranno le righe del foglio ampivotizzato 441 in questo caso. Quindi clicchiamo esegui e lui in pochi istanti mi crea questo foglio, che rinomina con una, diciamo, combinazione di caratteri univoca, e con appunto regione, provincia. Poi vedete qui abbiamo var 1 e data, che sono nomi di colonna standard che dà la procedura, ma noi possiamo chiamarli per esempio in questo caso lista e voti, se sono questo i nostri dati. E quindi per ogni combinazione di regione e provincia mi ha moltiplicato per 4 le righe, mi ha messo lista 1, 2, 3, 4 e i rispettivi voti. Quindi questa tabella con 441 righe, come aveva calcolato la maschera, ora può essere inserita in una tabella di un database, può essere elaborata con una tabella pivot in modo molto più efficace. Vediamo un secondo esempio. In questo secondo esempio, le righe in cui si trovano le variabili sono due, cioè abbiamo sempre regione provincia, ma qui in colonna abbiamo l'anno e la lista. Quindi abbiamo quattro colonne per il 2013, quattro colonne per il 2018. Questa trasformazione, cioè noi il risultato che vogliamo ottenere è regione, provincia, poi una colonna con l'anno, una colonna con la lista e una colonna con i voti, che
che è la combinazione di queste tre variabili, anzi di queste quattro variabili, regione, provincia, anno e lista. Ok, questa trasformazione è possibile farla anche in Power Query, ma è abbastanza complicata, richiede parecchi passaggi. Magari un giorno lo vedremo. Vediamo oggi invece come si fa con Swiss Knife. Selezioniamo tutto l'intervallo oppure ci posizioniamo semplicemente in una cella al suo interno. Di nuovo righe e colonne, unpivot. Lui seleziona tutta l'area e per come sono disposti questi dati, già capisce tutto praticamente. Cioè capisce che le colonne fisse devono essere due e lo capisce perché al di sopra ha due celle vuote. Che il numero di variabili è 8 e che le variabili sono disposte su due righe. Se i dati non sono disposti esattamente in questo modo, non li riconoscerà o comunque potreste avere qualche problema. Quindi vi consiglio di trasformarli proprio in questo formato, con questa struttura. Quindi non dobbiamo toccare nulla. Lasciamo questi due check flaggati. Il numero di righe in questo caso sarà 881. Vediamo cosa succede. Esegui. E quindi abbiamo, come avevamo detto, regione, provincia. Qui possiamo scrivere anno, lista e voti. Quindi per ogni combinazione di regione, provincia, anno e lista mi dà quelli che erano i voti. 881 righe come lo strumento aveva previsto e questo è l'unpivoting su più livelli di variabili. Direi che ho detto tutto. Sono particolarmente affezionato a questo strumento perché appunto è stato il primo, quello che mi ha fatto venire anche voglia di imparare a programmare in VBA. Ed è stata una grande soddisfazione quando sono riuscito a realizzarlo e a farlo funzionare esattamente come volevo. Come vi dicevo, oggi Power Query è molto più diffuso e se lo potete usare spesso è la soluzione migliore. Ma in alcuni casi vi assicuro che anche ancora oggi questo strumento di Swiss Knife torna comodo. Provatelo, fatemi sapere. Se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo presto per qualche altro tutorial su degli strumenti un po' più avanzati di Excel Swiss Knife. Ciao a tutti!